Melfi, comune italiano della provincia di Potenza, vanta quasi 18.000 abitanti ed è costituito da un centro storico tipicamente medievale. La città è diventata un notevole centro industriale con sede di moltissime imprese, nonché meta di numerosi turisti durante l'anno, in particolare nel periodo autunnale, dove vengono allestite diverse sagre enogastronomiche sui prodotti locali. Ma massima rappresentanza di questo suggestivo borgo lucano è proprio il castello comunale, che risale all'epoca normanna ma che ha subito nel corso degli anni diverse modifiche risalenti all'epoca angioina ed aragonese. Il castello, oltre che di incredibile bellezza, ha rivestito in passato grande importanza storica, in quanto non solo fu sede di ben 5 concili ecumenici, organizzati da 5 pontefici diversi, ma soprattutto fu sede della promulgazione della Costituzione di Melfi, che divenne poi il codice legislativo del Regno di Sicilia. Appena varcata la soglia del castello, ci si addentra subito nelle tante sale che ospitano il museo e non si può fare a meno di restare senza parole di fronte alla smisurata bellezza del sarcofago di Melfi, detto anche sarcofago di Rapolla. Scoperto casualmente nel 1856 durante gli scavi per la costruzione di una strada tra Melfi e Venosa, è, come dice il nome stesso, un monumento funebre, che gli studiosi fanno risalire all'età antonina dell'impero romano e che sembra quasi certamente provenire dall'antica Frigia, che illo tempore era una regione dell'attuale Turchia. Con maggiore precisione, il castello ospita due sarcofagi di questo tipo, che si presentano finemente decorati, con 15 figure suddivise su ogni lato della cassa funebre e raffiguranti celebri figure mitologiche, come Apollo, Afrodite o Persefone. Data la peculiarità della costruzione e dei particolari decorativi, si ritiene che entrambi i sarcofagi furono con molta probabilità i luoghi di sepoltura di qualche eroe. Salendo ai piani superiori del castello è possibile visitare il museo intitolato Massimo Pallottino, archeologo tra i maggiori specialisti dell'epoca preromana, ed ammirare così gli splendidi ritrovati e manufatti risalenti a diverse epoche storiche, come l'età arcaica, comprendente incredibili ceramiche daunie di produzione sia greca che etrusca, nonché quella romana del II secolo d.C. Thank you.
Continuando a visitare il castello, si ha l'occasione di ammirare delle stanze la cui bellezza può essere descritta a parole davvero con enorme difficoltà. Non dimentichiamoci che quello amalfese è tra i musei più importanti di tutta la Basilicata e il castello ha conservato tutt'oggi il fascino e lo splendore che visse sotto l'impero di Federico II di Svevia. Finisce qui questo suggestivo ed emozionante tour del castello amalfese. Visitare Melfi significa intraprendere un viaggio nel tempo, in un medioevo magico, misterioso e mistico, su cui aleggia, come già detto, la figura carismatica di Federico II di Svevia, che rese questa città della Basilicata, nel XIII secolo, un punto di riferimento all'avanguardia per tutto il sud Italia. Se questo video è stato di vostro gradimento, vi invitiamo a sostenere il nostro progetto votandolo con un like e condividendolo con tutti i vostri amici.